Sì, diciamo che il primo tempo secondo me siamo partiti molto bene, abbiamo avuto anche il predominio territoriale, siamo andati tante volte sul fondo, potevamo fare gol, siamo andati, non mi ricordo, abbiamo battuto 7-8 calci d'angolo e purtroppo lì abbiamo fatto una buona partita, loro si sono difesi bene, però il primo tempo mi è piaciuto. Poi, nella ripresa, ti devo dire la verità, si è giocato anche poco, palla sempre fuori, palloni spariti e via discorrendo, e quindi non abbiamo proprio trovato il ritmo della partita e ci è andata bene perché secondo me poi in questi campi qua una punizione, in qualche situazione, alla fine la puoi anche perdere. È chiaro che se la partita non la vinci, non la devi nemmeno perdere perché poi dopo comunque la settimana è diversa. Ora adesso dobbiamo solo recuperare energie, questa è già accantonata, fra 3 giorni rigiochiamo, fra 3 giorni rigiochiamo. Andiamo avanti, serve una vittoria, una scintilla per dare anche un po' di entusiasmo alla gente che ci è venuta a vedere, per prenderci anche un po' di entusiasmo e un po' di fiducia a noi, però io sono fiducioso che piano pianino, passo passo, riusciremo ad arrivare dove vogliamo. No, sai, loro sapevamo ci venivano a prendere col tre quarti e due attaccanti, quindi la superiorità l'avevamo sui terzini. Infatti, se avessimo lavorato con un pochino più di qualità, però nel primo tempo abbiamo fatto tante azioni sia sulla destra che sulla sinistra, siamo arrivati tante, tante, tante volte. Lì quando c'hai le occasioni poi le devi concretizzare, però pazienza perché gli attaccanti hanno fatto un gran lavoro, mi dispiace per Musso che ha avuto una grandissima occasione e non l'ha realizzata, Muku ha fatto una partita di grandissima generosità, Merca si è mosso bene però magari non ha trovato lo spunto. Questa però dietro siamo stati quadrati, abbiamo rischiato pochissimo, se non su qualche, te l'ho detto, qualche fallo laterale, che loro erano bravi, ci avevano il ragazzo di colore, adesso non mi viene la pronuncia del nome, che proteggeva bene la palla, ci poteva mettere in difficoltà. E andiamo avanti, dai, siamo fiduciosi, dobbiamo recuperare le energie e adesso mercoledì rigiochiamo. Ma è difficile. Quando le cose non vanno bene è difficile stare seduti su tutte le panchine perché comunque giustamente la gente pretende la vittoria. Noi, ripeto, non è che andiamo là per dare spiegazioni, andiamo là a salutare la nostra gente, d'ora in avanti lo rifaremo, visto che loro ce l'hanno chiesto. Noi gli volevamo anche regalare le maglie, però ovviamente se non c'è stata la vittoria hanno detto lasciamo stare, ma non fa niente. Poi piano pianino attraverso il lavoro, attraverso, ecco, magari potevamo fare qualcosa di più però te l'ho detto, la partita è stata veramente spezzettata. Io non ho mai visto tante interruzioni così, gli avversari sono buttati 7-8 volte a terra. Non so cosa dirti perché sono passati 45 minuti, avremmo giocato 3 minuti, palla laterale, palla fuori, palla laterale, punizione, rimanevano per terra, palla al portiere, ci mettevano 4 minuti per rinviare. Cioè, non ci hanno dato la possibilità, loro erano anche, sono una buona squadra, erano anche forse rimaneggiati e quindi per loro il punto gli stava bene, l'hanno difeso con l'unghia e con i denti. Andiamo, te l'ho detto, andiamo avanti e si rigioca. Ma al di là della categoria, in tutte le categorie ci vuole la determinazione, il temperamento, quello è alla base, è al principio del gioco. Però magari troveremo anche delle situazioni dove magari potremo giocare un pochino più a calcio, nel nostro campo lo faremo perché ci sono le condizioni, nei campi dove non ci sono quelle condizioni là dobbiamo essere bravi a adattarci alla partita, le difficoltà c'erano per loro, c'erano anche per noi ma anche per loro e quindi te l'ho detto, lì dobbiamo essere bravi, dovevamo forse magari cercare di più i nostri attaccanti perché in qualche circostanza quando siamo arrivati sul fondo potevamo mettere de de delle palle con un pochino più di qualità, però piano pianino, passo passo ci arriveremo, dai.